Posso assicurarti che non intendo farti del male. Chi sei? Chi? Chi è soltanto la forma conservata alla funzione? Ma ciò che sono è un uomo in maschera. Ah, questo lo vedo. Certo, non metto in dubbio le tue capacità di osservazione. Sto semplicemente sottolineando il paradosso costituito dal chiedere a un uomo mascherato chi egli sia. Giusto. Ma in questa notte estremamente fausta, permettimi dunque, in luogo del più consueto nomignolo, di accennare al carattere di questa dramatis persona. Voilà! Alla vista un umile veterano del vaudeville, chiamato a fare le veci sia della vittima che del violento, dalle vicissitudini del fato. Questo viso non è vacuo vessillo di vanità, ma semplice vestigio della vox populi, ora vuota, ora vana. Tuttavia questa visita alla vessazione passata acquista vigore ed è votata alla vittoria sui vampiri virulenti che aprono al vizio, garanti della violazione vessatrice e vorace della volontà. L'unico verdetto è vendicarsi, vendetta. E diventa un voto non mai vano, poiché il suo valore e la sua veridicità vendicheranno un giorno coloro che sono vigili e virtuosi. In verità questa vicissuas verbale vira verso il verboso, quindi permettimi di aggiungere che è un grande onore per me conoscerti e che puoi chiamarmi V. Per caso sei, non sei un pazzo? Sono certo che qualcuno lo dirà, ma con chi, se posso chiedere, sto parlando? Mi chiamo Ivy. Ivy? Ivy. Posso chiederti di quello che hai detto alla tele? Sì. Dicevi sul serio? Ogni singola parola. Tu pensi che far saltare in aria il Parlamento renderà migliore questo paese? Non vi sono certezze, solo opportunità. Beh, puoi essere certo che credi incappuccerà chiunque si presenti, dal primo all'ultimo. I popoli non dovrebbero aver paura dei propri governi, sono i governi che dovrebbero aver paura dei popoli. E tu farai in modo che questo accada facendo esplodere un palazzo. Il palazzo è un simbolo, come lo è l'atto di distruggerlo. Sono gli uomini che conferiscono poteri ai simboli. Da solo un simbolo è privo di significato, ma con un bel numero di persone alle spalle far saltare un palazzo può cambiare il mondo. Vorrei tanto che fosse possibile. Ma ogni volta che ho visto cambiare questo mondo è sempre stato in peggio.